La psoriasi è una patologia spesso sottovalutata. Non si tratta solo di una malattia della pelle, ma di una patologia complessa, difficile da gestire, che deve essere trattata adeguatamente in tutte le sue forme. Noi ne parliamo con il professor Francesco Cusano, presidente dell'Associazione Dermatologi Ospedalieri Italiani, in occasione di una conferenza stampa incentrata sulla malattia. Molte persone, soprattutto insomma, gli uomini che hanno forme di psoriasi, magari non troppo gravi, ma comunque già evidenti, tendono a sottovalutare la patologia. Volevo chiedere innanzitutto se è un fatto vero e perché è una cosa che invece non andrebbe fatta, perché invece è importante che le persone vadano dal medico, capiscano di quale patologia si tratta e adottino tutti i provvedimenti necessari. Il fatto che molti pazienti, soprattutto nelle forme iniziali, forme più leggere, possano trascurare la patologia è un'eventualità reale e possibile. Io penso che dipenda più che dall'atteggiamento del paziente stesso, che in molti casi tende a minimizzare, ma spesso e volentieri accusa il danno della malattia, l'impatto della malattia, il problema di minimizzare, quindi di lasciare senza una risposta a questi pazienti, penso che sia vissuto, sia imputabile più a chi dovrebbe farsi carico di questo tipo di situazioni. Nello specifico la medicina territoriale e le altre componenti del mondo sanitario e anche, diciamo, noi dermatologi. Quindi io penso che più che il paziente a non avvertire il peso della sua malattia inizialmente, sia piuttosto la situazione attuale di gestione della malattia in ambito sanitario a indurre chi dovrebbe farsi carico di alleviare questo tipo di situazione per il paziente a tendere a minimizzare, a gestire con dei farmaci topici in maniera temporanea quelli che sono i problemi legati alle forme non particolarmente importanti. Questo è, da un lato può essere, diciamo, accettabile in alcune situazioni, da un altro lato invece provoca una abitudine, un'assuefazione del paziente alla sua condizione e quindi condiziona poi quella che è la vita del paziente. Un paziente che ha qualche lesione al cuoio capelluto o alla fronte o alle mani e gli viene detto di temporeggiare, che in fondo ha nulla di grave, comincia a ritrarsi, a limitarsi in alcune sue situazioni, non va a mare, non si scopre, si limita da un punto di vista anche psicologico, in rapporti con le altre persone, si limita nella sua attività professionale e impara, diciamo, a convivere con la sua malattia, ma impara a convivere con un mondo limitato, che voglio dire, con un mondo minore, ma impara a essere una persona, diciamo, minore, tra virgolette, rispetto al mondo che lo circonda. Ecco, questo è ovviamente un grosso problema, anche tenendo conto della fortissima evoluzione che c'è stata nella terapia della psoriasi. Ecco, so che è una domanda, diciamo così, difficile, nel senso che quello che le chiedo è cercare un po' di condensare in estrema sintesi un po' quello che è stato il progresso delle terapie negli ultimi anni. Il progresso della terapia negli ultimi anni è stato fondamentale perché si è andato da terapie locali per uso esterno, quindi creme e farmaci di questo genere, fototerapia, quindi terapia ultravioletta, farmaci tipo tradizionali, cioè farmaci con relativo corollario di effetti collaterali e di inconvenienti, si è andati poi sullo sviluppo dei farmaci cosiddetti biologici, biotecnologici, i quali sono dei ritrovati estremamente precisi nel tentativo di attaccare delle molecole che sono alla base delle strutture, quindi dell'organismo, che sono alla base dello sviluppo della malattia e di conseguenza hanno una precisione e un'efficacia maggiore e la possibilità di essere praticate per un periodo estremamente lungo fino ad essere praticabili per l'intera vita di un individuo. Anche nell'ambito di questo capitolo dei farmaci detti biologici e biotecnologici c'è un'evoluzione, quindi si è raffinata la scelta e l'individuazione del bersaglio a cui dirigere questi farmaci. L'ultima generazione in campo adesso, che è quella degli cosiddetti farmaci anti-interleuchina 23, quindi quelli diretti contro questa molecola specifica, consentono di allungare i tempi di somministrazione
e di mantenere nel tempo, in una alta percentuale di persone, dei risultati molto 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 importanti senza accusare una significativa perdita di risposta progressivamente nel tempo. Quindi ho l'invito ai pazienti di andare dai medici, dai dermatologi, farsi visitare, farsi curare, insomma, quando serve usare i biotecnologici, quando non serve usare gli altri approcci, ma insomma, non sottovalutare, giusto professore? Io penso, sicuramente, penso che la cosa importante sia avere consapevolezza della propria situazione, dei limiti, diciamo, come voglio dire, di vita quotidiana che accettare passivamente questa situazione comporta e di quelle che possono essere le possibilità di controllo e terapeutiche della malattia. Dopodiché è chiaro che ogni persona e ogni medico, interagendo tra di loro, vanno a fare delle scelte e vanno a, come dire, a selezionare delle opzioni le più appropriate, compatibilmente con quelle che sono le spese a carico del sistema nazionale. Però la cosa importante e fondamentale è che ci sia piena consapevolezza da parte dell'intero scenario degli attori sul campo, quindi essenzialmente del paziente e del terapeuta, di quelle che sono le possibilità di intervento oggi come oggi.